ragazzi, buonasera a tutti e bentrovati. Questa sera video leggero, video short, video molto veloce. A proposito di short, li state guardando i miei short? Dai, quello del preparatore di Ossi è spettacolare. Se non andate, il preparatore Osti è spettacolare. Se non l'avete ancora visto, andate a guardare. È nella sezione shorts, è il canale YouTube, sezione video, community, shorts. Di short sopra lì, cliccate, ci sono tutti i video brevi di 60 secondi e trovate, guardate gli ultimi 2-3 perché sono molto divertenti. Tra l'altro sta andando anche molto bene, ho un bel riscontro e ho intenzione di continuare perché mi seguite in diversi, soprattutto sugli short. Bene, questa sera parliamo un po' di quello che sta succedendo. Attenzione, perché arriva la notizia che il nostro ex dirigente Paolino Maldini andrà molto probabilmente a fare il dirigente al Manchester United, che sta cercando di risalire un po', sta prendendo un po' terreno, che cerca un bravo dirigente e quindi si butteranno su Paolino. Che dire? Complimenti a Paolo, perché ricopriva un'altra carica importante. Intanto ho visto una cosa che non mi piace, c'era la sciarpa per terra e il Milan non deve mai stare per terra, il Milan deve stare sempre in alto. E complimenti a lui se si conclude questa cosa, perché comunque se lo merita, perché ha già fatto esperienza col Milan e spero e voglio credere che faccia bene al Manchester United, almeno questo è quello che mi auguro. E questo è Paolo Maldini. Abbiamo parlato anche di Florenzi oggi, che alla fine ha confessato solo, faccio un piccolo recap della giornata, ha confessato solo di aver scommesso illegalmente su slot e su altre cose, scommesso illegalmente, quindi se così fosse appurato al calcio non riguarda nulla, magari dovrà rispondere alla giustizia ordinaria per aver scommesso illegalmente, non lo so, non sono esperto in queste cose, però quando c'è la parola illegale immagino che qualche conseguenza ci possa, poi magari mi sbaglio, ragazzi, se qualcuno di voi è avvocato me lo dica, perché io sinceramente non lo so, però sto vizio c'è e permane. Questo vizio c'è, il vizietto di scommettere illegalmente c'è, ed è un problema soprattutto fra quelli che hanno anche tanti soldi da buttare, perché questi qua non hanno soldi da spendere, questi hanno soldi da buttare, e questo è il problema, che hanno soldi da buttare e poi succedono inevitabilmente queste cose, perché tanto se ne perdono 100.000, chi se ne frega, al mese dopo ne guadagnano altri 100.000, perché così gira il loro mondo. Cardinello starà giù, abbiamo detto, comunque per il Milan, e viene giù, attenzione, con delle idee molto chiare, perché deve sistemare alcune cose. Cardinello, a quanto mi è stato detto, verrà giù a Milano per discutere insieme a Pioli, per discutere insieme alla dirigenza, e vorrà parlare anche con lo staff atletico del Milan, questo è quello che mi è stato riferito. Vorrà fare due chiacchiere un po' con tutto il gruppo per capire quello che sta succedendo, quello che si può fare e quello che bisogna fare. Chiaro che l'intenzione, siccome c'è fiducia in Pioli da parte di Cardinale ancora, non cambieranno sicuramente lo staff, ma come ho già detto gli si chiederà di cambiare tipologia di lavoro, si andranno a concentrarsi su dove nascono i problemi, le varie ricadute, perché le cose non funzionano come si deve. Questa è una cosa molto importante. Intanto il sindaco di Milano Sala, ragazzi, ha detto che a breve terrà un incontro con Milan e Inter per convincerli a rimanere a Milano. Attenzione, perché qua stanno annusando davvero il Milan che se ne va e l'Inter che se ne va, e i soldi che se ne vanno, ragazzi, e quando si annusa che stanno perdendo soldi si attacca in tutti i modi ovunque. Però ribadisco il concetto, a parte che il Milan ha già comprato quell'area, Cardinale ha già buttato avanti i progetti eccetera eccetera, ma al di là di questo Milano è difficile, l'Italia è una gestione a livello burocratico complicata e gente come Cardinale, non so loro i cartonati, ma gente come Cardinale non ha voglia di perdere tempo, anche perché si è già fissato l'obiettivo 2028 prima pietra, ragazzi, anzi pronto 2029, qualcosa del genere, non mi ricordo, 28, 29, 30, 31, non lo so, comunque al finire del 2020, mettiamola così.
Cardinale non vuole perdere tempo, e hanno già perso troppo tempo con Sala, burocrazia, proteste, investimenti, tasse. Non sono abituati così, cari italianucci, americani. Gli americani prendono, fanno e costruiscono, pagano quello che devono pagare e fanno. Invece qui c'è una burocrazia, dei freni, dei blocchi, che non piace a nessuno, e continuerà a non piacere a nessuno. Quindi per questo, secondo me, andranno avanti per la strada. Sala può fare tutto quello che vuole, ma non sarà efficace, secondo me, non ci riuscirà, ve lo dico sinceramente, non credo proprio che ci riesca. Mentre chiudendo con il mercato, pare proprio che Popovic, ci siamo. Popovic, che ha un contratto in scadenza, ricordiamo, il 31 dicembre, fuori rosa da 7 mesi perché ha rifiutato di rinnovare con la sua squadra attuale, e alla fine Moncada ha fatto l'offerta e pare proprio che la stia chiudendo. Contento perché è un buon prospetto, un ottimo calciatore, secondo me ci darà delle grandi soddisfazioni. Bene ragazzi, ho fatto un po' il recap, ho fatto qualche notiziola nuova della giornata. Intanto fatemi sapere anche voi, come sempre, cosa ne pensate. Io vi auguro buon proseguimento di giornata, sempre, comunque, ovunque, forza Milan. Noi come sempre ci sentiamo domani e adieu.